Ecco, ora dopo aver constatato che i pendii sono veramente verticali, è molto difficile riuscire a scendere. Proviamo di qua. Siamo molto a valle rispetto alla cascata, perché quello è il casolare, la cascata gli sta di fronte, certo qui è parecchio a valle, però può darsi pure che si riesce a girare il fosso di lato, vediamo. Si farebbe pure senza corda, però ce l'abbiamo, la sfruttiamo. Ecco, siamo scesi qua all'alveo del fosso, un bel po' più a valle, dove eravamo già scesi l'altro giorno. Certo, da qui è molto più complicato trovare una via per risalire il fosso fino alla cascata. Sarebbe stato meglio scendere immediatamente a valle, però non ci si riesce. Qui è una giungla. Da vedere se si riesce a passare in mezzo. Di lato sembra che ci siano sentieri di cinghiali, guardate che giungla, mamma mia. L'ambiente è più l'Indiana Jones ai dintorni di Roma. Walter. Coso deve tirare battone perché se frana. Questi sembrerebbero i resti di un ponte. Ah, però siamo passati fino a qua. È il punto cruciale questo, eh? Il punto di non ritorno. Perché se tu ti metti a controllare il 2 ritorno, chilometri abbiamo fatto. Cioè, guardate dove stiamo. Non dovrebbe mancare molto alla cascata, certo il percorso è intricatissimo come potete vedere, loro stanno avanti a me. Uno devi fare due. Cioè, guardate che ambiente, lì c'è una grotta addirittura. Mamma mia! Mamma! Per quello perché le telecamere soffrono al buio un pochettino, poi soprattutto i cellulari. Qui siamo sotto alla faccia della cascata, c'è solo da superare un sacco di fratte qua. Ci siamo quasi alla base, mancano 100 metri, solo su 100 metri
po' complicati. Insomma, ecco la cascata. Dobbiamo superare quest'ultima situazione e ci siamo. Ecco la cascata. Fatto qua, conquistata la cascata nascosta di Passerano vista dal basso. Fantastico, ce l'abbiamo fatta. Meglio che qua. Tutto cazzo a te, è bucato qua, saranno 16-17 metri, ma più pure per me, pure 20. Da qua, pure qua. Pure sopra una bella venuta. Troppa roba, ma poi non sai che ci sei pure. Aspetta Luigi. Abbiamo trovato un pendio che sembra fattibile poco a valle della cascata, ma è piovuto ieri quindi è molto bagnato. Okay, ragazzi, noi abbiamo compiuto la missione. Ecco, la cascata è qua di fronte al casolare e noi praticamente per risalire abbiamo fatto questo pendio con la corda. Ok, ecco, siamo riusciti a risalire risparmiandoci un sacco di risalita del fosso, praticamente leggermente più a valle di dove si vede la cascata. Ok, e con queste immagini vi salutiamo, ciao ciao!